Ciao, ciao a tutti. È arrivata anche Cecilia, adesso la invitiamo. Come state? Aspettate che Tutto stasera c'ho il bene. gatto scatenato. Non trova Quando pace. mai? Quando Guardala, mai guardala. è calmo il tuo gatto? No, infatti, non si sa. Allora, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. È Tu? dicembre, Marta. Oi! È Ti dicembre. rendi Ci conto? credi? Alla fine. Ciao, Noemi. Ciao, ciao a tutti. Dicevamo tanto, quest'anno pesante, pesante, in realtà è passato in un No. batter d'occhio, alla Sì. fine. O no? È proprio vero, è proprio Appunto. vero. Ciao a tutti, ben arrivati. Ma quanta gente che sta entrando. Sì. Bene. Stasera dobbiamo scrivere tanto, eh. Io mi sono preparata un po' di cosetti già, di cavalierini. Brava. Sì, Anch'io ho lei è una preparato un po' di sciocchezza. tag. Brava, perfetto. Con i nostri cari amati scarti e ritagli di carta. Esatto. E oggi mi è arrivato l'ordine della Di stilo. stilo e stile. Sì, dici, dici, dai, veloce, così dai, dopo cominciamo. Allora, la penna è bellissima. Non avevo mai avuto la La Caweco? Caweco, no? È la prima. E bella, mi piace molto. L'ho provata molto velocemente, però mi piace. L'ho presa con la punta fine. Punta fine hai preso? Sì, ho preso la punta Ok. fine. E mentre l'inchiostro ho provato solamente il verde, e devo dire Scusa, che guarda come sei messa. Guarda. sì, vuole scrivere anche lei. No, vuole dormire. Il verde, devo dire che mi piace molto. Bello. Sì, è un verde con il glitter dorato. E non è, come dicevi tu, non è costante perché ha Un dei pochino momenti in cui si ferma, no? Fa si molto. ferma, però ho notato che shakerando un po' Funziona meglio, sì. la penna si sparge, diventa più omogeneo, quindi poi torna a fluire sulla punta. Sì. È Però bello, fa proprio un bel effetto. Molto, molto bello. una bella scoperta e una bella Devo provare. ossessione. Ciao Filippo! Ciao Guarda Filippo, che che c'è anche la Mirella, guardala. dalla cartiera di Toscolano. Ciao! Ciao Mirella! E mentre il blu ti dicevo non l'ho provato perché non ho stilografiche vuote, quindi devo Ok. prima liberarne una e poi proverò anche quello. Ok, Cucio. niente, no, non gliela fa. Non gliela può fare. Bene. Boh. Allora, Allora, andiamo? ben arrivati a tutti, giriamo la telecamera. Cosa Sì, giriamo la dici? telecamera, mettiamo tutto quello che dobbiamo mettere, aspettate che... Allora. Adesso Marta, se proprio qui la signorina non si calma, Sì. Ok. vado a darle un po' di droga. Quindi tanto tu inizia, parla, eccetera, e io mi Vedi, metto guarda lì. l'effetto del verde, non so se si Lo vede. so, sì. Ce l'hai anche tu il verde, forse, vero? No, non ho preso il verde, avevo preso, aspetta, un blu, un grigio, il rosso e... Ah sì, avevo preso il verde menta, ma è molto più sul blu. È un Ok. verde non così natalizio come quello che hai preso tu, il tuo è molto bello. Sì, bello, ma sono tutti Invece qua ho belli, provato a fare, ho usato la Caweco per sì. fare un po' di riscaldamento prima di collegarmi e devo dire che è bella, molto molto scorrevole. Eh sì, c'hanno delle belle punte. Io non amo particolarmente la punta fine delle stilografiche in In generale, generale. eh. Sì,
Sì, quindi diciamo che delle due Kaweco preferisco quella che ho con la punta media, però anche alla fine, insomma, quando devo scrivere piccolo, fare dei dettagli, va benone. Allora, vediamo se riesco a sistemare lei Ok. in modo da poter scriverci. Facciamo un po' di Io intanto che riscaldamento. tutti i sistemi continuo un po' di riscaldamento. Sì, no, ma ce la dovrei fare adesso, forse sì. Cercando sempre l'inquadratura quella Sì, ecco. ottimale, perché in modo da non fare qui la situazione è sempre un po' ardua. Ombre, cose, eccetera. Noi dovremmo pensare a qualche cosa di Natale da fare, con queste chiacchiere monolineo. Sai che ci pensavo anch'io l'altro giorno? Perché tutto questo scrivere, insomma, deve dare Deve dei. Deve. portare a qualcosa. A qualcosa, esatto. Quindi, Esatto. dai. Beh, Ci faremo venire in mente qualcosa. Adesso sto qualche idea smontando ce la possiamo tutto. far venire. Direi di sì, dai. Vedremo di farlo. Io ho una situazione delle mani, non so voi, ma con i primi freddi mi si rompono le dita, proprio la pelle delle dita rovinatissima. Io Da mentre morire. pulivo una stilografica oggi mi sono infilzata. Ci Hai credi? fatto il danno? Ci credi? Mi sono infilzata, guarda. Ouch, no. Proprio entrata la punta. Oh, Madonna. Sì, niente di grave. Però ho Ho fatto anche capito. questo. Insomma. Infilzata con la stilografica, fatto. Voglio vedere se riesco a trovare un modo di inquadrare di meno la mia mano perché è veramente troppo davanti. Forse è così? Boh, sì, si vede? Non riesco a rendermi conto. Ti vedo scrivere dall'alto. Vedi com'è? Forse si vede qua. Vedi che il pigmento si ferma tutto lì. È per quello che dicevo, mi serve Ma è proprio un. che tipo di punta è? Questa qui è una TWSB, ma non c'è scritto se è media o cosa, però scrive sì, abbastanza grossetto. Io ce le ho un po' tutte così, un po' anche perché le uso tanto per fare le dimostrazioni quando insegno online e Stavo nei vedendo. video se non hai una punta un po' Sì. grandina non si vede niente, cioè gli studenti non vedono proprio niente. Quindi tendo a prendere delle penne e delle punte che insomma lasciano un buon segno. Allora, Elena dice, anche a me, che cosa intendi? La pelle delle dita che ti si rompe o il pigmento che si. Immagino C'è un il po' di freddo. differenza. L'effetto del freddo sulle dita, che è una cosa assurda, per quanto metta creme, cose, niente. È proprio il tipo di pelle che ho io che è così e basta. Ciao Manu. Dai, ma noi siamo curiosi di sapere quante vittime ha fatto il Black Friday. No, non sei Davvero, che cosa curiosa. avete preso? Io sono anche stata abbastanza bravina, eh. Io Devo dire super la brava. Ho verità. comprato zero. Non so perché, ma ho questa convinzione che quando ci sono le giornate di sconti ti becchi le fregature. E No, allora. devi avere già in mente cosa vuoi, cioè devi avere già ben chiaro cosa vuoi, di modo che sei certa di risparmiare, cioè se vuoi quel prodotto sai che costa tot, approfitti dello sconto e lo acquisti a meno. Se ti lasci un po' influenzare dalle varie offerte è quasi come se ti senti obbligata a acquistare perché qualcosa risparmi, però in sé. Vabbè, dai, dichiara che cosa hai preso? La stilo.
No, ho preso la stilo, gli inchiostri, la stilo e stile. Poi sai che io sto facendo il corso con, ho fatto il corso di Annelise. Anesser, quindi ho preso le matite, quelle belle. Matite matitose o matite acquarellabili? Matite acquarellabili. Ah, Sì, e ok. quindi, però diciamo che approfittando di uno sconto sono riuscita ad averle. Le ho sempre, non me le ha regalate nessuno, però le ho sempre pagate, però le ho pagate un pochino meno. Ah, già. E poi? Basta. Sei stata brava allora, dai. Sono stata brava, sì. La Melissa, dai, dai, confessa. La Melissa è la mia partner in crime negli acquisti. Dai. Sì. Sì, perché abitando vicine e avendo comunque la stessa passione, lo stesso passione per la scrittura e per la calligrafia, abbiamo concordato che se abbiamo bisogno di entrambi di qualcosa, almeno dividiamo le spese di trasporto. Ah, vedi, che comodo, sì. Che questa è una cosa furba da fare. Così poi abbiamo anche la scusa di incontrarci più spesso. Bello, bello. Allora, stasera per la prima volta scriviamo tutte e due con una stilografica. È vero. Ta-ta! Mi sono persa, no? Lucia si risparmia sulle spese per comprare di più. Beh, ovvio. Eh sì. Sì, È comunque un guadagno. Un risparmio. Sì, ma noi vogliamo sapere voi cosa avete comprato. giusto, dichiarate anche voi, dai. Non fatemi sentire in colpa. Non fate sentire in colpa solo me. Ho come l'impressione che non ti sentirai in colpa, però. Va bene, va bene. Pronto? Con me non di sicuro, Lucia. Lucia dice che con lei non sono, non, credo di aver capito che con lei non sarò l'unica a sentirmi in colpa, quindi anche tu ci hai dato dentro. Ottimo, bene. Vabbè, anche perché insomma bisogna farla girare, questa economia. Che cavolo. O no? Assolutamente. Ai ai. Allora, stasera non abbiamo nessun testo, no? Facciamo nomi. Ma sì, ma io direi di improvvisare qualche nome No, e poi sulle tag. gli abbiamo promesso che dicevamo come facciamo noi la centratura, no? Quindi teniamo fede. Aspettate che voglio provare a fare una cosa. Trick. Vediamo se va meglio. Che se praticamente ho il telefono in faccia. Come devo fare? Così forse. Non lo so, sto provando tutte le cose, ma pazienza. Marta, io non ti sento più.
Eccomi. Ah, ok. Sì, no, ero un attimo. Magari Allora. mi sente. Stavo dando un'occhiata ai commenti. Ah, sì, io non ho. Mirella dice: non ha fatto danni nel Black Friday, ma conta di recuperare in settimana. Ma molto Quindi, bene. ecco. Ah, ma infatti Mirella anche Ah, mi la mia sembrava Federica strano. invece. Ciao Roberta Poli. Invece Federica ha detto: io ho preso la carta grigia e nera di Pia Scribe, bellissima, hai fatto molto bene a prendere i blocchi Sì, di Paul. Sono sono molto fantastici. belli, sì. Sì. Ok. Non ci sono altri commenti. Bene, Ok. bene. Dai, fai questa Z su. Che Fatto. io sto aspettando. Ah, no, aspetta, perché lo vedevo sul tablet dove arrivi in ritardo. Ah, Ok. ok. Perché i commenti li guardo di là. Per Ho capito. quello. Allora, vai, cominciamo a parlare di come facciamo, La diciamo, centratura. sì. Beh, innanzitutto dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare, cioè se dobbiamo avere ben chiaro lo spazio che abbiamo a Certo, disposizione, ok? Dobbiamo certo. prendere La tua misura, sì. il nostro biglietto, quello che sarà un segnaposto, una tag, qualsiasi cosa, ok? E capire qual è lo spazio che noi vogliamo occupare con la scritta. Allora, ipotizzando che questo diventerà un segnaposto così, così com'è, io di solito cerco di capire se devo fare una scritta centrale, individuo il centro e poi da lì mi sposto cercando di capire l'ingombro della parola che voglio scrivere, in questo caso del nome. Ma quindi tu vai a occhio. Io trovo la metà del foglio, dello spazio e identifico la linea di base. No, ok, sì, quello sì. È la centratura del nome. Poi la centratura in verticale dipende anche, non so, se uno ci vuole fare una decorazione sopra o sotto, quindi Chiaro, eventualmente sì. il nome può anche spostarsi più sopra o più sotto, no? Dipende che cosa ci mettete sulla. No, io parlavo della centratura in orizzontale. Ah, ok, la centratura in orizzontale, beh, dipende. Allora, se faccio una simulazione a matita e poi lo utilizzo come scheletro per poi ricalcare e cancellare la matita, oppure Certo. se sto lavorando su un foglio, diciamo chiaro, utilizzando una lavagna luminosa sotto, mi faccio la mia brutta copia, diciamo, per capire gli Sì, ingombri e poi lo e poi cerco. mi posiziono il foglio sopra lavorando sulla lavagna luminosa e posizionando a quel punto la mia tag nel punto esatto dove voglio la scritta. Sì. Ah, Tu io invece cosa tendenzialmente fai? vado a matita, però poi quando ho bisogno, insomma, di fare dei lavori un pochino più precisi, misuro sempre. Cioè mi faccio la brutta e misuro. Non ho. Però qui, Sì, diciamo. dipende cosa stiamo facendo, se stiamo facendo un lavoro che dobbiamo essere precisi al millimetro, sì, si può anche pensare di fare la scritta delle stesse dimensioni su un foglio normale e poi posizionare il foglio più o Vicino, meno certo, vedi dove vicino per capire esattamente iniziare, l'ingombro. dove finire. Esatto, se Esatto. lo faccio su un foglietto di scarto, mi faccio la mia scritta, il mio nome, so che inizia qui e finisce qui, e poi lo vado a posizionare nel punto esatto dove so che deve Sì. iniziare e finire la mia, la mi, il mio,
la mia parola, insomma. Sì. Poi con il tempo, più ne fai e più ti l'occhio si allena a vedere quanto spazio occupi con la tua scrittura, no? Quindi ti viene molto più istintivo andare direttamente a mettere i nomi. Almeno a me succede così. Sì, però sì, all'inizio... Più si padroneggia uno stile, più si è in grado di anticipare più o meno l'ingombro della singola lettera e quindi capire in totale l'ingombro della parola. Già. All'inizio però bisogna fare qualche prova. O a matita direttamente sul foglietto definitivo oppure su un foglio di scarto, diciamo. Però delle stesse dimensioni che deve avere la scritta sul foglio definitivo. Esatto. Vai, cominciamo a scrivere un po' di nomi. Tanto io con questi qua me li sono fatti a cavaliere per praticità, perché li muovo anche meglio. Userò tutte le facciate, sia sopra che sotto, da una parte o dall'altra, così facciamo più esempi. Ok. Poi, ho fatto resuscitare anche... scusate, prima di passare ad argomenti un pochino più seri, volevo farvi notare la differenza tra me e Marta. Lei è super professionale con il righello. Guardate il mio. Tiè, beccatevi questa. Vince mille volte il tuo. È simpatico, è divertente, almeno. No, sai cosa? Questo qua è comodo, sai perché? Perché avendo la griglia... I quadrettini, sì, fai più di una misura. Tu ti posizioni sul margine del tuo foglio, quindi sai già di andare dritta, capito? Sì, quello è il vabbè. Trucco. Dai. Va bene. Allora, ti faccio vedere tre sopravvissuti da non so quale progetto che pensavo non funzionassero più. E devo dire che però l'oro di queste marche qua, che non voglio neanche dire, ma tanto le riconoscete, non mi piace. Cioè, è zero brillante. Proprio, okay. Proprio zero. Quindi ma sai, con... l'oro è una cosa molto difficile da trovare. L'oro, Sì. quello proprio quello brillante che dà proprio l'effetto dorato. Non tutte le penne lo fanno. No, mille volte i nostri Snoopy batte i quadretti, ti abbeccati questa. Ma io l'avevo detto. Allora devo trovare un righello, la prossima volta ti batto io. Grazie per il supporto, Lucia. Grazie. Allora, vai, facciamoci. Sfida accettata. Ok. Che poi uno dice, cosa te ne fai dei quadretti se hai un righello che ti fa già la metà così? Lo metti sul bordo a battuta, qua in fondo, e vai. È dell'altezza giusta. Super Snoopy. Allora. Sto pensando che penna utilizzare. Vediamo. Sì, anch'io. Allora, ci sono dei colori che proprio... sui cartoncini colorati non funzionano. Allora, non è molto natalizio, ma Zero. credo che userò sul rosa, credo che userò... Però qualche prova bisogna farlo. Ecco, il un'altra bianco. Cosa che bisogna assolutamente fare, ragazzi, è avere un pochino di carta di scarto per fare le prove, perché non tutti i colori funzionano su tutto, no? Cioè non tutte le penne poi risaltano. Quindi voi magari pensate di fare una cosa... E in realtà dopo Sì, è vero. non si vede, quindi... La resa è diversa. Sì. Io questa cosa la tengo sempre ben presente, voglio vedere, poi magari vicino mi scrivo quali penne sono, in modo che mi rimane, no? Se... È come un piccolo campionario, questo qui è un rosa molto... Sì, ma anche questo funziona, alla fine si vede. Più o meno tutti fino adesso. Quelli che pensavo, questo è il classico Anche argento, questo verde non è male. questo mi sa che è un altro argento, se non mi ricordo male, vediamo un po', sì, questo è più scuro, tipo antracite, però bello l'effetto. Sì, bisogna farle queste prove, perché sennò rimani fregato. Allora, vediamo, io utilizzerò il blu. Questo che Aspetta. non lo uso mai. Utilizzerò il blu. Io penso che andrò con questi qua. Ditemi un nome, dai.
facciamolo dire a loro i nomi, dai. Fate lo sparanomi, così almeno ne scegliamo uno di quelli. Tra l'altro volevo farti vedere Mi è venuto in mente una cosa, dai, fai vedere e questa dopo. tag. Ma Ma carina! sai, questo pezzo l'ho trovato nella nostra box degli scarti Sì. ed è velluto. Ah, Non so se ce l'hai anche figo! tu. Mi sa di sì, qualche pezzettino, però credo di avere tipo un bordeaux, un. Sì, questo è un rosso molto, molto scuro E e allora ci ho forse lo scritto con scopro. una penna gel. Ah, vedi l'effetto? Io l'avevo provato invece, sai con che cosa? Con il gold foil, che è Ah, un'altra cosa sì? che si può utilizzare, la Sì. penna a Io caldo, ed non è ce venuto l'ho. molto bene. Bello Io non l'effetto, ce sì. l'ho quella. Il prossimo Black Friday, magari. Arrivano i nomi, oh! Oh! Allora, Vediamo. prossimo Black Friday o il prossimo, sì. Il Dai. prossimo Ora mi do una giorno calmata. di super sconti si fa anche quello. Comunque non è una spesa eccessiva. Allora, dividiamoci. Tu Camilla, io Alessandra, vai. Facciamo i Ok. primi, andiamo in ordine. Allora, dov'è la mia penna? Qua. Ah, stasera poi mi è venuto in mente che questi stili qua basati sull'italico monolinea si prestano anche tanto. Che io li uso per fare queste tag, il segnapposta, eccetera, per fare qualcosa di più gesturale, tipo per lanciare le lettere. Allora io devo fare Alessandra, che è super Oddio, lungo. no, io devo fare Alessandra, no? Tu fai Camilla e io faccio Ah, Alessandra. ok. Stai facendo Alessandra? No, l'ho cancellato. Ok. Per lanciare le lettere, dicevi? Sì. Vediamo se sull'orizzontale riesco a farlo. Le ho lanciate anche poco, quindi posso osare di più. Vediamo di fare queste due S un pochino più mosse. Poi la cosa che mi piace è che allora, andiamo. Dio, l'avevo trovata prima, eccolo qua. Ah, non so se tu lo fai, ma io ci passo sopra un pochino di gomma pane per togliere l'eccesso. Mi basta proprio vederlo, perché delle volte il gesso della matita bianca si impasta un po' con il. Io sto usando però la matita proprio gesso. Quindi ancora di più ti farà Quindi, questa cosa. ma io li do poi una passata col dito e tolgo la polvere e mi resta proprio solo la traccia. Che poi vado a togliere poi dopo con uno straccetto asciutto. Sì, il bello di queste matite. Allora, possiamo farlo anche un po' così. Con il gesso che con un colpetto di straccio asciutto si toglie, ecco.
Concentrazione. Sì. Peccato che loro non possano intervenire con la voce, È che vero. sarebbe divertente, no? Molto. Però parlando di che cosa si può fare, ma intanto sarebbe carino mandarci gli auguri. Sì. Quello sarebbe molto carino. Però bisogna trovare un modo per scambiarci gli indirizzi, no? Chi vuole. Beh, se possiamo incanalare noi le richieste. Bisognerebbe fare una cosa. Allora, si potrebbe fare questa Tu cosa. mi dici che hai intenzione, stai parlando di uno scambio di lettere? Chi vuole? Senza... Ma tu dici niente niente che... Quella cosa lì, sì. I nostri cari amati Envelope Exchange. Tanto la Elena non ce n'ha di lettere da fare, quindi gliene aggiungiamo qualcuna. Allora, i miei lustrini si vedono veramente poco, però no, sì, si vedono, dai. Sì, dai, si vedono. Si vede. Ok, allora, dopo Alessandra e Camilla, tu farai Raffaella, doppia F, doppia L. Io Faccio Raffaella, Raffaella, Raffaella. Carlotta. Allora. Io invece me la faccio in diagonale con la Carlotta. Raffaella, Raffaella, Raffaella. Che non dobbiamo sempre andare solo dritti, no? C'ho questo blu che voglio vedere. No. Allora, Carlotta la facciamo in rosa, vediamo che cosa succede. Allora, diteci un po' i vostri... cosa ne pensate di un eventuale scambio di lettere? Se vi piacerebbe partecipare. Se no potremmo fare lo scambio di lettere digitale senza... Tipo che uno fa il biglietto, lo fotografa e lo manda. Tanto Anche. gli, Meno come si... impegnativo a Esatto, livello così non di dovete stare a esatto, uscire, posta, mica posta, andare... è sempre comunque altrettanto gradito, no? Voglio fare la C senza il ricciolo. Facciamo una cosa. Mi sa che la posso fare anche più lanciata. Ma qui è troppo. Poi vedi che mano a mano. Mentre scrivi, ti viene in mente, no, di fare
alcune forme, sì. altre, eccetera. Cioè, cambi Sì. idea, fai. Ma fa parte dello studio della... E fa comunque anche fa la matita prima su un foglio bianco, normale, a matita. Serve anche per questo, Aiuta sì. proprio anche lo sviluppo del design, no? Del layout della Sì, parola. serve proprio per questo, esatto. Quando poi hai individuato Sì. quello che ti piace. Ok, così potrebbe funzionare. Allora, il mio rosa, eccolo qua. Ah, tu sei andata proprio di Flourish così? No, sto giocando un po' con le lettere molto semplici, però movimentando un po' tutto. Vediamo. Allora. Per la dimensione che stiamo usando noi qui, secondo me queste penne scrivono piccolo. Io devo ripassare più volte sulla linea per fare in modo che si veda bene. Oppure ne utilizzi una con una punta un pochino più grossa. Sì. Alcune ci sono con la punta. Allora. Perché altrimenti diventa veramente un filetto, cioè lo perdi. E soprattutto visto che quando prendi velocità nello scrivere, lasci meno inchiostro perché fa il tratto più veloce, no? E l'inchiostro non ha, il pigmento iridescente non ha il tempo di rimanere sulla carta. Quindi quello è la velocità con cui tracci il segno sulla carta. Cambia la quantità di pigmento che lasci attaccato. Noi per fortuna abbiamo i nostri pigmenti da usare con la punta sottile, così. Sì. Mi è venuta una C molto storta, ragazzi, però. Tant'è. Allora, io ho il mio Sakura trasparente. Questo qua ce l'ha fatto conoscere. Io le penne della Sakura, queste qua le usavo già, ma questo colore qua trasparente me l'ha fatto conoscere Ether l'anno scorso al corso di. Al Festiflourish e devo dire che Cioè, trasparente nel senso che ha solo il brillantinato. esatto, è completamente incolore, quindi su questi qua non rende tanto, ma quando lo usi sul nero e sul blu è una bomba, veramente una bomba, tanto tanto bello. Ok, qua vediamo di fare un... Allora, passiamo sul rosso, così vediamo che cosa possiamo usare. Mi sa che qua ci sta molto bene l'argento. Vediamo. Allora, tu hai fatto Raffaella. Sì, devo ancora finire. Io Carlotta. Ah, ok. Ma tu vai avanti con altri nomi, eh? Ok, Ausilia. Vai, vai. Aspetta, Lucia ha scritto una cosa importante, scusate. Dimmi. E poi sono già le 21:40, ragazzi, quindi. Dunque, Lucia scrive: mi sa che ho visto delle buste in velluto oggi da Tiger. Allora, uno sei andata dai Tiger, quindi devi dirci cosa hai comprato, perché sicuramente hai comprato. Capito. Allora, Ausilia, dai, gli ultimi nomi. Carlotta,
Cavolo, abbiamo scritto pochissimo anche stasera, ma com'è? Forse davvero parliamo troppo. Avremmo dovuto cambiare il nome invece che chiacchiere monolinea a qualcosa di più produttivo. La matita magica di Marta, un nuovo bisogno. Ma falla rivedere, dai, così rimane nel... La matita magica è, ragazzi, è una matita di gesso, quindi praticamente è una mina di gesso. Però è, diciamo che fa parte di quella categoria di strumenti come la matita di Cecilia che servono Sì. per lasciare la traccia per poi dopo essere cancellata. Non puoi farne a Quindi meno, insomma, questo è veramente non puoi farne a meno, sì, nel senso allora se lo fai per mestiere come esatto, che facciamo sia la noi. portamina, che sia una matita da sarta, che sia questa matita. Vabbè, in ogni caso questa è la Koinor Gioconda White Chalk. Ma si trova online, credo. Sì, l'ho presa Sì, online. sono... Mi sa che ci stiamo perdendo un sacco di commenti. Elena deve sempre fare una bozza su schizzo e strappa. Giusto, brava Elena. Sì. Così si fa. Già messo nel carrello Amazon, Noemi mi spaventi davvero. Ah, vi voglio chiedere una cosa, visto che adesso sto andando sul cartoncino, poi lo sto facendo piano, quindi non viene neanche bene. Questo bisognerebbe farlo un po' con i tratti lanciati, ma non sono nella posizione giusta per farlo. Avete visto l'effetto neve che ho fatto sul Copperplate questa settimana? Sì, io bello, ho visto bello, Quindi molto. sul rosso, adesso lo facciamo anche se andremo pericolosamente vicino all'ora di diretta, qui dovrei riuscire a farlo abbastanza bene. Vediamo se viene. Facciamo Ausilia, mamma mia. Sì, viene, si vede. Molto bello, simpatico. Aspetto che si asciuga, poi passo lo straccetto per togliere il gesso. Ah sì, questa è una cosa Sì, fondamentale. aspettiamo che Non si fate asciughi. l'errore. Questa Aspettiamo qui. che si asciughi, così poi lo puliamo. Yes. Siamo a 45, mia cara. Ok, beh, dai, allora qualche spunto, qualche idea l'abbiamo data, ma in settimana vogliamo vedere anche le vostre. Sì, assolutamente. Poi, ecco, invece una cosa che mi premeva dire. Allora, se qualcuno di voi davvero vuole fare questa cosa degli auguri, che è
sia per allenarsi, ma anche perché alla fine noi sono 8 settimane che ci troviamo tutti il mercoledì, il martedì sera, no? Quindi è evidente che c'è gente che fa la stessa cosa, voglio dire, stiamo tutti provando a diventare un pochino più bravi a scrivere e a fare questo stile. Quindi perché non condividerlo uno con l'altro, no? Proprio esatto. Come una piccola comunità, insomma. Esatto. Allora, non facciamo niente di impegnativo scambiandoci indirizzi di casa, cose, eccetera, perché poi uno si rende anche conto che, voglio dire, ma chi cavolo è questa gente, no? Non l'hai mai vista, non c'hai mai... ci vediamo solo in diretta da Marta e Cecilia, quindi va bene. Usiamo la tecnologia. Questa è una delle volte in cui viene... Sì, vero. In soccorso, direi. Vero. Perciò potremmo creare un gruppo Instagram, che è un gruppo di messaggi privati. Mm-hmm, così sì. Usiamo i nostri account Instagram. Sì. Se volete partecipare, basta che o scrivete a me o scrivete a Marta. Sì. Una delle due vi aggiunge, insomma. E poi il giorno X, che ci diamo una scadenza, tutti postano i loro buone feste, auguri, sì. Quello che vi pare. Sì, sì. E poi potremmo fare anche un collage e pubblicarli e far vedere a tutti che cosa è venuto fuori, se date il consenso. Sì, un collage, no? un video, insomma, una serie di slide, così esatto. Ognuno preparati il lavoro di ognuno. Sto per dire una cosa brutta che rimarrà nel video, ma la dico lo stesso, perché preparate tutte queste minchiatine per fare le foto. Cioè... Ci sono delle cose pazzesche. Sì, sì, sì. E le avete di sicuro, ognuno di noi ce le ha. Quindi, dai, tirate fuori tutto il trash che è in voi. Tirate fuori le renne che sono in voi, gli elfi che sono in voi. Mirella si sta pisciando sotto dalle risate. Torniamo di Visu. Un giorno ti racconterò io e Mirella a cena insieme a Londra a febbraio. Sì, wow. No, è da morire da ridere. Ci si è attaccata, vabbè, te lo devo raccontare. Abbiamo bisogno di tempo. Sì, sì. Ok. Ragazzi. Giriamo la telecamera così ci salutiamo. Sì, aspetta, aspetta, sì. Aspetta. Allora. Oh, bla, bla. Aspettate che... Ok. Ecco. Io con le lacrime agli occhi a pensare al pippone che ha attaccato una tizia a Londra, Mirella. Troppo divertente, allora vogliamo sapere, vabbè, in un prossimo appuntamento. No, sì, c'è bisogno di troppo tempo. Ok. Bene. Va bene, allora, si accettano adesioni per il gruppo di Instagram per scambiarsi gli auguri. E poi il gruppo ovviamente rimane lì per scambiarsi anche informazioni, altre cose, eccetera. Faremo impazzire Instagram. Chissà se c'è un limite su Instagram per creare dei gruppi, cioè quanta gente ci può entrare in un gruppo di Instagram? Credo che lo scopriremo presto. Esatto. Ok, dai, facciamo questa cosa. Anche su questo, dai, vediamo di concludere. Stasera sei partita tu, quindi sì. Tocca a te salvare. Salvo io la diretta. E come al solito, poi da domani la trovate anche sul canale YouTube. Yes. Ok. Ciao Carlotta, ciao. Carini. Bene, poi faremo anche un'edizione speciale per i bambini, dai. Però di giorno bisogna farlo, tipo un sabato pomeriggio, una domenica pomeriggio. Sì, sarebbe bello, dai. Dai, tutti quelli che hanno bambini scriventi si collegano con i bambini. Bene. Dai. Allora, grazie. Saluto tutti che sta così non rischiamo che venga annullato tutto, che io ho quest'ansia all'avvicinarsi dell'ora. Va bene. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, grazie. Buonanotte. Ciao. Ciao, ciao.